Ciao a tutti, questa è la Benz del futuro che vi parla per annunciarvi questo mio nuovo progetto di contenuti anni 80, 90, di anime, manga della mia adolescenza, della mia infanzia, insomma, un sacco di curiosità, un sacco di aneddoti. Quindi intanto, buona visione! Il 6 aprile di 36 anni fa usciva in Giappone per la prima volta Kimagure Orange Road. In Italia invece uscirà solamente 2 anni dopo. La protagonista è la nostra Madoka, ve la ricordate, sì? Capello lungo, animo ribelle, un po' teppista, ma ora ci arriveremo. Nell'anime compie gli anni proprio oggi, il 25 maggio, ma del 1972, quindi avrebbe circa, anzi senza circa, 51 anni. Cavolo, si riporta proprio bene, no? Benché la serie è stata censurata, tagliata, massacrata, devo dire la verità, comunque ha appassionato tutti noi. Ora, io sono sincera. È stato il mio primo manga, quindi io mentre guardavo l'anime e leggevo il manga, in realtà scoprivo delle verità che nell'anime assolutamente non c'erano, in quello italiano intendo, soprattutto i nomi. Non so se vi ricordate lo scempio dei nomi, almeno secondo me. Io facevo la seconda prima media quando è uscito in Italia il manga e quindi anche solamente sentire quei nomi, non so se vi ricordate, Johnny, Sabrina, Tinetta. Ditemi voi, senza offendere nessuno, ma chi cavolo è che si chiama Tinetta? Non lo so. Comunque, quindi sapendo i nomi originali, guardare l'anime in italiano era terribilmente fastidioso. Anche per la voce di Tinetta, ovvero Ikaru, dai. Ve la ricordate la voce di Ikaru? Io me la ricordo bene e ho scoperto essere la voce di una doppiatrice, anzi di un'attrice comica e non solo, molto famosa. Ma che ti prende? Hai paura di non ritrovare la strada? Sei sempre il solito fifone! Sapete, non ve lo voglio dire, scrivetemelo sotto nei commenti e poi vi rivelerò chi era. La storia, non so se la conoscete, però volevo solamente accennarvi un po', se vi ricordate, il triangolo amoroso, Kyosuke, ovvero Johnny, comunque vabbè, che era innamorato di Madoka, Madoka che però fino all'ultimo non ha voluto cedere, manteneva sempre le distanze, la povera, piccola, tenera e fastidiosa Ikaru, che poverina. Si sperava sempre, però non era proprio solamente colpa sua. In più di mezzo c'era la magia, anche se nella sigla italiana in realtà dicono delle cose non vere. Comunque era un manga prettamente adolescenziale o preadolescenziale, quindi lo consiglio comunque a tutti voi, anche se avete già passato quell'età o se siete appunto immersi nella pubertà, perché è ottimo. È veramente un manga molto carino, divertente, pieno di qui pro quo, pieno di malintesi, però fatto in maniera molto dolce e anche molto intelligente. Non so se sapete che in Giappone, prima, ma anche adesso credo, uscivano i manga non direttamente divisi a puntate, come siamo abituati anche a leggerli noi adesso, ma erano all'interno di alcune riviste divise in capitoli. Quindi tu compravi la rivista, ti leggevi un pezzo della storia, poi nel numero successivo c'era l'altro pezzo e così via. E in Giappone, appunto, Kimagure Orange Road, detto da noi è quasi magia Johnny, è stato pubblicato sulla rivista Shonen Jump tra il 1984 e il 1987 e in Italia appunto è arrivato negli anni 90. Le vicende sembrano svolgersi nei quartieri tra Tokyo e Toyama e quest'ultima è appunto la città di origine del mangaka. Il mangaka si chiama Izumi Matsumoto e si ispira per creare il personaggio di Madoka a una nota idol dell'epoca che era decisamente molto diversa dalle idol del tempo, ovvero che erano tutte a sapone, tutte kawaii, mentre lei aveva un animo più ribelle, più da teppista, e lei si chiama Akina Nakamori. Ma non solo a lei si è ispirato, pare che si sia ispirato anche a una modella americana di nome Phoebe Cates. Secondo voi, il nome di Sabrina potrebbe essere stato un riferimento a Sabrina Salerno? Nel senso, un po' il look mora, un po' provocante, anche se Madoka lo era decisamente molto meno. Boh, non lo so, scrivetemelo sotto nei commenti se lo sapete. E noi ci rivediamo per un altro video. Ciao! Volete sapere allora chi doppiava Ikaru? Nella versione italiana la doppiava Marina Massironi. Sapete chi è? Ha fatto parte del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Quindi, questo non lo sapevate? O forse sì, non lo sapete. Ciao.